cioè la gente esce e poi aspetta, fai vedere, ma no, ma che cazzo è? Quadri, righe, sì, una casa di libreria sembra. Ciao, da dove vieni? A Miglionico. Ah, abiti qua vicino? Sì, sì. E vatti a cambiare, dai, per piacere. Che fai nella vita? Pensionato. Che facevi? Lavoravo nella fabbrica chimica. Chimica, quindi questo diciamo è chimica pisce, ecco, chimica pisce. Tutto un discorso chimico. Qual è questa azienda chimica? Che cosa? Qual era il tuo compito? Sono dentore. Di che cosa? Meccanico. Meccanico. Quindi non giocavi, non facevi il piccolo chimico, diciamo. Di manutenzione. E adesso come passi il tempo libero? Vado in bicicletta. Ah. Capito? Eh? Capito, cicletta, ti sei visto da Giro d'Italia, diciamo. Sto contento stasera. Da 10 anni che ti vedo in televisione, stasera ti vedo dal vito e ti posso anche toccare. E mi piace. Pure io, guarda, c'avevo una voglia di toccarti stasera. Che non hai mai. Abbasso, ma. Oh. Mi volevi toccare? Sono contento, capito? Perché ti sono proprio vicino e ti tocco, ti voglio toccare. E tu? Approfitta, dai, tocco. No, no. Dai, va avanti a te, baciamo il morto, dai, baciamo il morto. Mannaggia la miseria. Sono contento perché. No, vedo questo entusiasmo veramente. In televisione. Sono venuto a vedere sempre Matera, Pomarico. No, ce l'avamo già visti. Ma lo stavi vicino. Ah, cioè tu mi avevi visto da lontano. Qui sei contento che ti ho chiamato, hai visto? Siamo da vicino. Allora, figli? Tre? Sì. Figli? Hai voglia. Mo' hai voglia. Pure io ce l'avrei voglia stasera, poco modo di fare un. Quanti figli? Hai voglia, cioè, quanti ne hai? Tre. Oh, tu anche tre? Tu figli? Due. Quattro. E tu, piccolo chimico? Allora invece che cosa? Tuoi figli che fanno? Anna Miglionico. Cazzo, Miglionico, questo allora nasce a Miglionico. Cioè questo manca. Ma l'ultima volta che sei uscito a Miglionico, quando è stato? L'ultima volta che sono uscito da Miglionico. Ma sarà stato l'820 avanti Cristo o dopo Cristo? Dopo Cristo. L'ultima volta che sei uscito a Miglionico, dove sei andato? Da nessuna parte, sono sempre a Miglionico io. Non è possibile, uno non può stare sempre a Miglionico, tu nasci, quanti anni hai? Anche l'età ti che? 78 anni, in 78 anni, l'ultima volta che sei uscito a Miglionico, 3 anni fa. Ah sempre, ogni tanto qualche parte sono andato. Tipo l'ultima volta? L'ultima volta, non te lo posso dire. Perché? Perché? Perché sono fatti personali. E chiama la prossima volta, no? L'ultima volta che sei uscito da Miglionico, tu quando è stato? Come? L'anno scorso. Dove sei andato? E da che? Non ho capito, che hai detto? Che cazzo dici l'anno scorso? L'ultima volta che sei uscito da Miglionico? L'anno scorso. E dove sei andato? Qui, alla piazza, mia castello. L'ultima volta che sei uscita da Miglionico, dove sei andata? Purtroppo a casa mia. L'ultima volta che sei uscita da Miglionico, dove sei andata? Purtroppo a casa mia. Dove sei andata? Purtroppo a casa mia. Ehi, io me ne vado a casa, non ce la faccio più. Allora, l'ultima volta che sei uscita da Miglionico significa che sei andata via dal paese Miglionico. Dove sei andata? A casa mia. Ah, forse non sta a Miglionico casa tu. Ah, Matera! Ma dove vivi? A Matera. Allora, che c'è da Miglionico?
Ma dici una parola. L'ultima volta che sono uscito a Milioni, quando è stato? Matera. Non vado a copiare però.